Dove ha abitato la Vergine Maria? La storia e la tradizione identificano diverse case della Madonna. La prima è quella di Nazareth, dove la Vergine ha ricevuto l'annuncio dell'angelo Gabriele. Di quell'antica casa rimane la grotta dell'Annunciazione e alcuni resti inglobati nelle successive costruzioni. Betlemme ha ospitato temporaneamente la Sacra Famiglia nella grotta della Natività, Gesù è venuto al mondo. A poche centinaia di metri dalla chiesa della Natività si trova una chiesa chiamata Casa di San Giuseppe. Secondo una tradizione di fine XIV secolo sarebbe stata l'abitazione della Sacra Famiglia fino alla fuga in Egitto. Di ritorno dall'Egitto la Sacra Famiglia abitò a Nazareth, quella casa è oggi un santuario dedicato a San Giuseppe. Secondo la tradizione, dopo la Pentecoste la Madonna si trasferì ad Efeso con l'Apostolo Giovanni, la casa qui venerata come dimora di Maria grazie alle visioni di Anna Emmerich. Infine la casa di Loreto, che si riporta all'inizio della storia, è la casa di Nazareth, quella dell'Annunciazione. Al di là della leggenda del suo arrivo a Loreto, le indagini hanno mostrato una compatibilità tra la casa di Loreto e la parte mancante della casa di Nazareth. La Vergine stessa, che è stata la prima dimora di Dio tra gli uomini, continua così a mostrare la sua presenza materna tra gli uomini. Il Signore ti benedica.